Wrestling. What is this? Che cosa ha cambiato Lion? Ciao a tutti, scuole pesciolini, sono MamiDD dell'Italian Sharks. Vi do il benvenuto in questo 15° episodio della serie Pixelmon sul Wangamous Fail. Oggi vorrei andare a sfidare Matita allenando il mio Jolteon, ma ho trovato un po' di cose natalizie e ho iniziato a registrare perché non so che cosa siano. Ci sono... è stato cambiato il... Cos'è un drago quello? Portami! Vai dritto e tuffati per levare... Ma tu sei scemo? Non è che mi fai morire? No, vero? Aspetta un momento. Aspetta. Mi sono dimenticato che ho la resource pack della... Allora, la resource pack natalizia. Però, sta cosa non è male. Teniamola, potrebbe essere divertente. Ok. Sono precipitato. Allora, che cazzo, Pixelmon. Ok. Che scuola? Ah, c'è il nuovo server della scuola. Fazioni. Pixelmon. Minchia, quanto cazzo corre? Oh. Che altri server stanno? Hanno cambiato un po' di cose, ragazzi. Penso che sia per l'attivazione del server scuola. Fatemi sapere nei commenti se vi va di vedere qualche episodio su quel server lì, su quella modalità lì. No, non c'è nient'altro, una beata minchia. Quindi io comincerei ad entrare Fontana dell'amore di Fran. What the fuck. Bah, va bene, io entro nel server Pixelmon e ci vediamo dentro. Ma che figo, ragazzi. Server con questa skin, cioè con questa resource pack, è troppo bello. Cioè mi ha cambiato tutto. Ma che cioè io vedo la gente vestita da Grinch Babbo Nataloso. Oh, tanti Grinch, guardate i regali di Natale. Oh mio Dio, no, troppo figo. È stata una botta di culo questo, cioè registrare in questo modo qui, ma ci sta troppo. È troppo figo. Ed è a tema natalizio, anche perché questo episodio, ragazzi, molto probabilmente, 99%, è uscito il 31, ma il 30. Quindi in teoria domani è Capodanno. Quindi è stato già Natale. Tanti auguri passati, auguri di buon anno. Guarda che carina questa stanza. Ma che bellina, bellissima. Ok, allora. Ok, basta stronzate. Io vado a prendere il mio cucciolo di Eevee, lo digievolvo in un Jolteon e cominciamo l'allenamento. E poi ci sono quei momenti in cui ti affacci alla finestra e trovi uno che ti scruta con fare minaccioso. Ciao Master YouTube! Oggi sei stato parecchio sculato perché sei venuto nel video, hai visto? Hai fatto questa cosa, mi ha fatto morire dal ridere. Mi scrive in privato, guarda la finestra, guarda a vedere tutte le finestre e mi trovo lui che mi guarda dalla finestra così. Ciao, ci vediamo, scrivimi su YouTube, tanto penso che tu ti stia seguendo questa serie. Eccolo che inizia a fare lo sborone, che fa vedere tutti i Pokémon di sto mondo. Comunque ragazzi, io sono pronto per l'allenamento del mio Jolteon. Allora, ho installato la mod per vedere gli EVS dei Pokémon. La mod si chiama White Paper, ok? Ed è fatta così. In pratica ho scritto, non so se lo leggete, speed, ok, 255. E ora mi segnerò a mano tutti i cazzi di Pokémon che uccido, perché non c'è una cazzo di mod che mi fa vedere gli EVS dei Pokémon. Quindi lo devo fare con la White Paper, ok? E va bene così. Allora, addosso c'ho anche un paio di uova, perché non so di che cazzo sono. Con che cosa sta combinando quello? I milioni di Pokémon. Allora, prendo. Infatti, intanto ho finito il trasferimento di tutta la roba. Mi sono portato pure a casa le spugne. E ne ho quanti? 5, figo. Buono. Gli oggetti non ci capisco un cazzo. Non li riesco a riconoscere. Cioè, per esempio, questa è una crafting table, ragazzi. E praticamente è un blocco che mi rende trasparente. Mi fa vedere attraverso i muri. Boh, vabbè. Allora, ho bisogno di una pietra tuono. Eccola qua. Ora, come minchia si usa? Allora, tu devi usarti su di lui. No! No! Oh, maledizione, io non ho ancora capito come cazzo funziona. Allora, io faccio così. No. Come si usa la pietra tuono sul Pokémon? Me lo dite?
Allora, tu qua. No, me la butta. Madonna, ragazzi, se passa il clear lag. Ok, ora vediamo come usarlo. Oddio, ragazzi, mi sta stalkerando. C'è uno fuori dalla finestra. Aiutatemi, aiuto, ho paura, il Grinch. Allora, ho capito come si usa. Voi mi avrete detto dall'altro lato dello schermo quanto sei imbecille, mami. Ragazzi, se non lo so usare, non lo so usare. Allora, Ivi, vieni qua, stai fermo. Destro. Oh! Perché sono diventati due Ivi? Mi si è sdoppiato lo Ivi! Mi si è sdoppiato lo Ivi? Perché? Cosa Flareon? No, Jolteon! Ho usato una pietra tuono. Non Flareon, Jolteon. Che cazzo sta diventando sto co... Ah, è Jolteon, meno male. Meno male. Meno male, si è evoluto in Jolteon. Benissimo. Quindi, ora ragazzi, ho il mio Jolteon. Oh, che figo. Salve Jolteon. Oh, vieni con me, ma quanto sei bello. Ma quanto... C'è ancora uno fuori dalla finestra, ragazzi. Il Grinch mi sta perseguitando dopo che ho fatto la mappa con lui. Va bene. Se vuoi Leafeon, ti do la pietra foglia. Leafeon lo catturi al safari? Ti ringrazio comunque. Allora, detto questo, io vado al safari e alleno questo Jolteon in full speed. Ci vediamo tra un paio d'orette. Ed eccoci qua, ragazzi. Siamo tornati dopo, per voi qualche secondo, per me sono un paio d'ore ed un giorno, cioè da sabato a domenica. In pratica sono riuscito a dévissare al massimo il mio Jolteon in speed, però mi sono reso conto che fa un cazzo di danni. Infatti la speed è arrivata a 108 con un Jolteon livello 31. Ho calcolato che dovrebbe avere circa 18 IV, fa un po' schifo. Mentre come attacco speciale sto continuando a dévissarlo perché fa veramente cioè fa veramente schifo. Ho bisogno ancora di circa 180 IV, ma ora mi darà una mano Ace Blaster. Dopodiché devo portarlo a livello 40 e possiamo sfidare Matita, lo distruggiamo, giuro, lo distruggiamo. Sì, ma Ace Blaster, ma mi accetti il TP? Dannazione. Tra l'altro, Ace Blaster mi sta mettendo di fronte ad una scelta molto difficile. Il titolo della scelta è lui o lui? Che cosa sarà? Come ho accettato? A me non è arrivato niente. TPA. La richiesta di... Ok, ti piace. Vabbè, vieni tu da me, che te devo dire? Allora, home, uno qualsiasi. TPA, Ace Blast. Proviamo. Vai, vai, accettami. Ok, Ace Blaster aveva negato la possibilità di entrare nelle sue case, nei suoi chunk. Oh, ma che figa questa casa! Ma tutti con le case fighe state, cioè, porca miseria. Ok, la scelta è lui, Politoed o lui? Lui o lui? Lui o lui? Politoed è più forte. Ma questo Repairior è molto figo. Aspetta un attimo, mi devo informare. Ecco. Che tipi sono? Ok, allora, uno è roccia terra, questo qua, che è molto molto figo, sono veramente tentato. E l'altro invece è solo acqua, però mi ha detto che è vissato, quindi sceglierò Ace Blaster. Scelgo Politoed. Ecco qua, così potrò vincere tutti i PvP con chiunque mi sfidi. Ecco. Ottima scelta, grazie signore Ace Blaster. Ora dobbiamo procedere allo scambio, penso. Sì, che cosa ti do? Ti do. Oh, il mio Eevee al 39. Posso, sì, posso darti Eevee. No, ti do Eevee al 7. Perché darti Eevee al 39? No, tanto se lo vuoi, che stai guardando il video, se vuoi Eevee al 7, cioè al 39, dimmelo perché te lo do. Cioè, capisci? Oh mio Dio, mi sta dando. Oh, che figo! Che figo! Che figo! Che figo! Grazie, Ace! Grazie, Ace! Grazie, grazie, grazie! Mamma mia, tu sei veramente un angelo azzurro! Non come il cocktail, cioè, non che ci fai sballare, che sei proprio una. Vedi, c'hai pure la skin azzurra, sei un angelo azzurro, no? Ok ragazzi, siamo qui con Matita che sta in via di guarigione. Lo ringrazio mille di essere venuto qui su TS. Perché stiamo per fare. Maialino. Sì, si è messo su maialo, ma a me non sembro maialo con questa resource pack. Comunque, Matita, guarda, ti do una. Ti faccio vedere la palestra come sembra. È un po' da froci, te lo dico, con questa resource pack che ho io. Ah, Però, grazie. sì, sembra la palestra di una femmina, ma va bene, dai. La vedo solo io, tranquillo. E tutti quelli che vedranno il video, ma tranquillo, nessun altro.
Sei pronto? Saranno 15 giorni che mi preparo a sfidarti. Sei pronto? Certo. Se perdo ti ammazzo. Cioè, giuro, ti faccio tornare la febbre a 40. Ah, grazie, va bene. Ok. Allora, vai, lancia quel tuo Pokémon merda. Ok. Vieni qua, no. Ottima idea. Dai, cavoli. Iniziamo bene. Iniziamo questa partita, ragazzi. Vediamo come andrà a finire. Spero di aver fatto un buon lavoro. Spero, eh. Ok, il primo è andato. C'è uno Starmie che prova a romperci le scatole, ma anche questo sembra che lo stiamo massacrando. Eh sì. Oh no! Oh no! L'odio, l'odio, l'odio questo. Questo lo odio, giuro. Ti prego, fagli più danni che puoi prima di soccombere. Oh, sì, è morto. Maledetto. Ok, ragazzi, sono 15 giorni che mi preparo sto Pokémon. Oddio. Per 20. No! Pezzo di cacca, chi me. Ah, ce l'hai, Gyarados. Ok. Allora, mossa. Allora, ce l'ho, ce l'ho. C'ho 155 di velocità! Sì! Oddio, Sì! cuore. Sì! Massacrato! Mi sa che... Ok. 155 di velocità, basta contro il tuo Gyarados caccoloso? Dannazione. No, non voglio offendere il tuo Gyarados che mi ha massacrato interi team per tutta la partita scorsa, però. Ma ora non riesco a fargli niente a Ah, non ho Mantine. ucciso il maialino. No! Il maialino no! Ok, one shotato anche Mantine. Hanno ucciso anche la No, non mi. mia. Ho vinto? Hai finito? No, no, non è vero. Ho vinto! Ho vinto! Oh yeah! Oh, no, Matita, non era contro di te, cioè non sto facendo un balletto contro di te, ma sono troppo contento, cioè ti giuro, veramente sono 15 giorni che mi preparo per sconfiggerti, dannazione. Cioè, non Beh, puoi essere così difficile. ma non sono io che sono difficile. Scusa, qual era il comando per depositare la medaglia? Keypack Chi? slash K-pack. K-pack. Ragazzi, finalmente, dopo n.000 episodi, abbiamo preso la medaglia acqua contro quel maledetto. Cioè, la medaglia non è contro Matita, è contro Gyarados. È quello il problema, è contro Gyarados. Comunque, ti vorrei solo dire le statistiche del mio Jolteon, che l'ho evissato al massimo in speed e SP attack. A livello 45 c'ha 155 di velocità e 135 di attacco speciale. Buono, dai. Ti dico che ho calcolato più o meno gli IV ed erano IV di merda, perché in teoria di velocità ho 18 IV, mentre come attacco speciale ho 6 IV, quindi è pure un Jolteon di merda, è abbastanza calcoloso. Però ce l'ho fatta, no ragazzi, Beh, non ci posso diciamo che credere. c'ho un Magikarp che è più forte di quel Jolteon. Come attacco? Puoi vederlo, puoi vederlo. Veramente? Sì. Vediamolo. Pure un Metapod. E che cazzo? No, veramente stai dicendo? Sì, Cioè, c'è c'ho comunque un Jolteon e un pacco? tutti e più. No, non è Jolteon che è un pacco, sono i Pokémon che sono fortissimi. Tutti Sì, ho capito. e più, vieni, guarda il mio Magikarp. Allora, dov'è? TPA, matita. Ah, ok, TPA accept. Vediamo il tuo Magikarp. Ma c'hai il Magikarp zombie per caso? Guarda. Non è zombie. Dove cavolo vai, Magikarp? Porca di quella paletta. È livello 100. Ma che cosa? Ma c'hai il Magikarp livello. Scusa, facciamo una sfida tra il mio Jolteon e il tuo Magikarp. Che cos'è sto Metapod Shiny? Ma porca, sembra una carota. Livello 100. Ehi, facciamo una sfida tra il mio Jolteon e il tuo Magikarp. Ma è perché se mi batti, perché c'ho anche dei Pokémon di serie ogni No, tanto. no, 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 solo. Che cazzo. No, solo contro quel Magikarp. Solo contro Aspetta, fammi Magikarp. mettere via gli altri Pokémon. Ok, Ogni tanto. ultimissima sfida di questo video, ragazzi. Il mio Jolteon contro il suo Magikarp livello 100. Chi vincerà? Quanto c'hai di SP Attack? Giusto per curiosità. Va, bella domanda. Oh, ha shottato! La cronaca, ho usato Splash. Lol. Vabbè, perché c'avevi pure mosse serie? Sì, c'ha rimonta. Perché se lo porti ad un punto vita, se usa quella mossa, più è debole, più ti fa male. vabbè, ma tanto non ti ho Però ho shottato. vinto 116 punti vita.
vita. La vedo grigia che resista ad un colpo di un giorno. Infatti. Va bene, ringraziamo Matita, ringraziamo Ace Blaster che mi ha aiutato tanto nel VS Training e nel level up i Pokémon. Ringraziamo The Nick che ha fatto The Nick? Boh, è stato di supporto. Mi ha fatto una casa, in effetti, mi sta dando casa. Ringraziamo tutti quelli che hanno partecipato più o meno direttamente. Oh, che figo! Più o meno direttamente o indirettamente in questo video, che hanno fatto le comparse. Ringraziamo il maiale trasparente. Ringraziamo la trasparente. La palestra. Trasparenza. Sì, non sto capendo più niente, ragazzi. Questo video uscirà il 31 di dicembre. Domani è il 1 gennaio 2017. È il nuovo giorno dell'anno. Quindi tanti auguri a tutti. Ci vediamo l'anno prossimo. Se avete visto il video fino alla fine, lasciate un like, commentate e condividete. E scrivete hashtag allora io non ti volevo prendere in giro, giuro. Però c'hai un Charizard veramente nano. Veramente nano sto, cioè non incute proprio paura, Allora, sì, infatti, quel Magikarp fa più paura. Se siete arrivati fin qui, scrivete hashtag Jolteon Powa. Sì, il mio Jolteon. C'è anche una carotina. Cioè, il mio Jolteon spacca i sederi, ragazzi. Lo continuerò a trainare fino a livello 100, perché penso che sarà uno della. Farà parte della mia squadra finale. Ci vediamo nel prossimo video, ragazzi. L'anno prossimo, ciao a tutti! Ma dite, puoi salutare.